Salve, leggiamo oggi il processo a Gesù. Siamo sempre nel capitolo 14 del Vangelo di Marco. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: «Lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d'uomo». Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il figlio del benedetto?» Gesù rispose: «Io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: «Fa il profeta!» E i servi lo schiaffeggiavano. Questo è il processo di Gesù, una grande farsa. Già hanno deciso che lo vogliono uccidere, però è interessante come avviene. Si riuniscono tutti, siamo di notte, si svegliano i sommi sacerdoti, i capi, gli anziani, gli scribi, tutti i partiti e Marco mette anche la figura di Pietro, l'ispiratore di questo Vangelo, che sta lì fuori a scaldarsi con gli altri servi. Nessuno aiuterà Gesù in questa circostanza. Hanno difficoltà a condannarlo, non trovano nulla per cui condannarlo, quindi devono ricorrere alla menzogna, alla falsità. Attenzione, queste testimonianze sono interessanti. Qualcosa di simile Gesù l'aveva detto, ma non aveva detto così, come dicono loro. Cioè, la menzogna prende sempre un pezzetto della verità e ne cambia il senso, lo adultera per i propri scopi. Così facciamo noi quando mentiamo. La menzogna in assoluto non esiste. Prendiamo sempre un pezzetto della verità e ce lo rigiriamo per i nostri scopi, nei rapporti con gli altri, quando parliamo della Chiesa. Prendiamo un pezzettino e quello diventa l'assoluto, tagliando tutto il resto. Questa è la vera menzogna. Ma Gesù tace, non si difende, non risponde nulla e non trovano nulla da contrapporgli. È il famoso servo di Yahweh, del profeta Isaia, che non apre bocca di fronte ai suoi tosatori, a coloro che lo portano alla morte. La apre in una occasione la bocca. Tutto il Vangelo il Signore Gesù non ha mai detto: io sono il Messia. Anzi, a chi voleva dirlo gli ha chiuso la bocca. Adesso lo dice. Adesso, proprio per accogliere quella morte che il Signore Dio Padre gli ha preparato perché la morte fosse vinta. Di fronte al sommo sacerdote cita il profeta Daniele e dice: sì, io sono il figlio del Dio benedetto. Sono quello che vedrete con le nubi del cielo e che vi giudicherà, che avrà il giudizio su tutti gli uomini. I sommi sacerdoti non aspettavano altro, si stracciano le vesti, ma è Gesù liberamente che gli ha offerto la possibilità di condannarlo a morte. Ancora una volta, noi ci crediamo i protagonisti, anche nel male che facciamo, non lo siamo noi. Se Dio lo ha permesso è per un bene maggiore. Notate come dopo la condanna anche i servi, tutti presenti, si accaniscono contro Gesù, lo prendono in giro, lo insultano. Non solo loro, sentite come segue. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò dicendo:
non so e non capisco che cosa dici. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è uno di loro!» Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: «È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo!» Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quest'uomo di cui parlate!» E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». E scoppiò in pianto. Ecco, questo è Pietro, anche lui abbandona Gesù. Di fronte a una serva che non ha nessuna capacità di testimoniare, di fronte a delle persone semplici che semplicemente: «Ma tu sei Galileo, quindi stavi con Gesù», rinnega, impreca, si arrabbia, si difende, ha paura. Ha una fifa cane Pietro. Con la paura, se cediamo alla paura, ci possono far fare tutto, possono ottenere tutto da noi. Per questo il Signore ha vinto la morte, per liberarci da questa paura con cui, dice la lettera agli ebrei, il demonio ci tiene schiavi tutta la vita. Pensate al mondo di oggi, pieno di paure, per questo è pieno di peccati. Anche ho visto negli ultimi tempi, anche nella Chiesa, tanti preti presi da queste paure, delle malattie, eccetera, rinnegare Gesù Cristo. Siamo tutti così, siamo tutti così. Però il Signore non ci abbandona, il Signore parla con quel gallo che canta. Cioè la parola di Gesù, che sembra lontano, sembra irraggiungibile, sta chiuso lì, processato, la parola di Gesù agisce viva nel cuore di Pietro e lo salva, perché lo porta al pentimento. Pietro piange, riconosce la verità di se stesso e la verità dell'amore di Gesù verso di lui, e così Pietro si salva. Questa sarà un'esperienza fondamentale nella vita di Pietro: la propria debolezza e l'amore di Dio che non viene meno, che lo perdona e lo rialza. E ora c'è Pilato. E subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano?» Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa che egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?» Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?» Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!» Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Ecco, sapete, giuridicamente gli ebrei non avevano la facoltà di condannare a morte nessuno, ce l'avevano i romani che dominavano sul popolo di Israele, per questo prendono Gesù e lo portano da Pilato, cioè lo espellono dal popolo giudaico, sarà crocifisso fuori della città. Gesù, non vogliamo avere nulla a che fare con lui, non è dei nostri, e lo consegnano così a Pilato. Questi sacerdoti giudei rappresentano la religione. Tante volte la nostra religione, se non riconosciamo Cristo, la persona di Cristo, con tutta la religiosità, le preghiere che possiamo fare, quel Cristo che ama il nemico, quel Cristo che porge l'altra guancia, quel Cristo che perdona sempre e che
ci dà sempre una vita nuova. Se non riconosciamo quel Cristo e ci serviamo della religione per costruire noi stessi, siamo così, eh? Pilato rappresenta la legge. Lo Stato romano, sapete, il diritto romano è alla base di tutti i diritti civili del mondo, era considerato l'apice della civiltà, il diritto romano. È una farsa anche questo processo, che non è un processo, è solo un interrogatorio di Pilato, che sapete, alla fine cederà. Lui è ben intenzionato, sa bene che Gesù sta lì ingiustamente, rimane stupito del fatto che Gesù non si difende, gli dà solo una risposta: tu lo dici, quando Pilato gli chiede se è il re dei giudei. E poi Pilato si mette di fronte alla folla, non vuole grane, vuole liberarlo col favore del popolo. Tenete conto che i sommi sacerdoti all'inizio avevano paura delle folle, sapevano che questa gente era rimasta attratta da Gesù, dai suoi miracoli, dalla sua predicazione. Eppure questo è il momento in cui tutto si rivolta contro Gesù. I sacerdoti sobillano la folla ed è facile per loro. Pilato involontariamente mette in mano Gesù a questa folla quando propone Gesù o Barabba. Barabba era un ribelle che voleva rovesciare il potere dei romani e per questo si era macchiato di omicidio. La gente non voleva un messia mite, un messia dolce, il messia dell'amore, voleva uno che gli facesse giustizia, che liberasse da questo gioco ingiusto dei romani, che tutte le umiliazioni e ingiustizie che avevano subito fossero riparate, e in questo Gesù non servì. Per questo vogliono Barabba e per questo vogliamo Barabba pure noi tante volte. E non ci piace Gesù Cristo. Ma anche questo sta nel piano del Signore. Facendo così si compie la volontà di Dio. Si mostra con la morte e resurrezione di Gesù chi è il vero Messia, chi ci libera davvero e chi sono veramente i nostri nemici, che sono i nostri peccati alla fine. Ti benedica il Signore e ti protegga.